Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Buon inizio settimana e siamo già sul pezzo con Bitcoin che è più carico che mai. Quindi quale miglior inizio settimana oserei dire rispetto che vedere un'altra bella candelona verde che potrebbe rompere la resistenza principale sulla nostra testa? Ovviamente è ancora presto per cantare vittoria e per dire qualsiasi cosa, però la carica sembra esserci tutta. È veramente un periodo in cui Bitcoin sta, cioè non conosce limiti, non conosce freni e tutti quanti ci stiamo chiedendo: ma ritraccerà? Ma quando ritraccerà? Come si comporterà? Insomma, e noi, come al solito, le nostre 3 volte alla settimana ci ritroviamo tutti insieme appassionatamente su Twitch in diretta il lunedì e il venerdì alle ore 18 e mercoledì alle ore 21 a grandissima richiesta, e poi, finito questa diretta, ricaricherò il tutto su YouTube. Quindi, per i posteri che mi stanno guardando su YouTube, intanto lasciatemi un like per gasarmi ai massimi e sappiate che è la registrazione di una diretta. Vi invito a partecipare anche voi in diretta la prossima volta, così mi potete fare domande, potete commentare, potete interagire in tempo reale con, insomma, la community, con me, potete fare quello che vi va. Su Twitch trovate il link in descrizione per partecipare. Per tutti voi che invece siete in diretta, grandissimi, siete i più gasati della terra e speriamo di beccarci il pump in diretta. Io non l'ho scritto perché porta sfiga, le ultime volte che l'ho scritto non è mai successo e una volta addirittura è successo l'opposto, quindi oggi me ne sto zitto e vediamo cosa ci combina il mercato. Mi raccomando amici, fate tante domande, partecipate, siate gasati, perché oggi, insomma, a parte il commento, commentari grafici e tutto quanto, vorrei approfittarne proprio per chiacchierare un po' con voi, per rispondere ai vostri dubbi, per, insomma, sentire che cosa avete da dire. Io incomincerei subitissimo con le vostre domande che vedo stanno già fioccando. Poi là dietro un paio di cose che vedete nelle tabs del browser. È partito Siri di nuovo, ciao, buonanotte, dove ho un paio di argomenti che vorrei toccare. Uno sempre nel tema blockchain gaming, che ormai mi è entrato qua, mi si è inflippato in testa, e quindi niente, ci sto perdendo le giornate a cercare tutti i giochini su blockchain per vedere opportunità e non opportunità, che è un tema che vorrei approfondire anche con voi. Tra l'altro sul nostro canale Discord abbiamo aperto una sezione dedicata proprio a NFT e blockchain gaming, che sono due temi bollenti secondo me. Detto questo, cominciamo subito con le vostre domande. Allora, ciao ciao, sempre Pump, speriamo, speriamo. Ciao BTC, probabile vada a testare la trend line a 16.007. LTC segno bull per le altre alze, è vero, ho visto che LTC Litecoin ha spinto oggi. Probabile parta anche Ether appena Bitcoin lateralizza. Off topic, cosa ne pensi dei grid bot da utilizzare sulle alt? Allora, parto dal tuo off topic dicendoti che non conosco i grid bot, cioè sì, li conosco, so cosa fanno, ma non li conosco operativamente perché non li ho mai utilizzati. Io adesso ho iniziato a implementare da, saranno 6 mesi circa, quando ho iniziato a condividerlo con voi, una piccola porzioncina algoritmica del mio portafoglio, con lo scopo ovviamente di crescerla, però le strategie sono quelle che vi ho condiviso, tra l'altro, con dei settaggi particolari, le ho fatte io e insomma sono, cioè, le conosco. Il grid bot funziona bene, oserei dire, nei periodi di lateralità. È un po' forse un'operatività complementare a quella trending che utilizzo io la preferisco perché, insomma, nelle cripto le cose che spingono di più sono proprio i trend e mi piacciono. Però quella per l'operatività in lateralità è ottimo il grid bot. In sostanza, per chi non lo sapesse, quello che il grid bot va a fare è appunto una griglia, come dice la parola stessa. Immaginatevi che adesso prendiamo, non lo so, vi faccio un disegnino io per non incasinare troppo. Allora, supponiamo che appunto una coin si stia muovendo in range e al momento il suo prezzo è qui, per dire. Il grid bot quello che va a fare è andare a piazzare una griglia con dei criteri che sono variabili. Alcuni bot ce li hanno
fanno loro, altri permettono di sceglierli, insomma in sostanza va a piazzare dei limit order in acquisto sotto e dei limit order in vendita sopra, una roba di una banalità pazzesca, ok? È tutto qua. Il grid trading in sostanza è questo. Chiaramente se l'operatività ranging continua, benissimo, se invece parte un trend, non benissimo, a meno che prima non riusciamo a fillare o comunque, cioè non benissimo, l'uptrend in realtà è il caso meno peggiore, il downtrend potrebbe essere il caso peggiore perché va a fillare tutti i long e poi presumo, cioè sì, ci sarà sicuramente uno stop, quindi viene stoppato. Comunque questo è il grid trading, si può fare anche manualmente in maniera non troppo complessa. A tal proposito, se vi interessasse magari un approfondimento, ditemelo che buttiamo in piedi magari un video dedicato. È un po' che non parliamo di algo trading e non vorrei che vi mancasse. A me un po' inizia a mancare, non lo so, ditemi voi. Poi per il resto, 16.700 dici, va a testare la trend line, ma che trend line c'è a 16.700? Dunque, io in verità adesso siamo ora a 16.700, una uptrend line, intendi? E a dirti la verità, io non vedo nessuna trend line. Sto cercando di immaginare quale tu stia supponendo, forse questa, però boh, no, un po' forzata. Non saprei, guarda, io ripeto, non vedo trend line al momento all'orizzonte, l'unico livello chiave che oggi è stato superato con appunto un higher high è questo pool di offerta, per ora debole, adesso tra poco ne parliamo quando analizziamo un po' meglio il grafico verso la fine di questo live, tuttavia per il momento, insomma, di altre resistenze è pazzesco dirlo, però è la verità, perché di altre resistenze importanti non è che ce ne siano. Guardate anche sul grafico settimanale, la prossima resistenza degna di nota è 19.300, cioè stiamo parlando veramente di un target decisamente alto, cioè presume un altro pump. La cosa che mi inizia a preoccupare è questa serie, questa sequela di candele verdi ininterrotta. Io è da un po' che sto iniziando ad aver paura di questo, motivo per cui non mi espongo long, ma il mercato se ne frega di quello che faccio io, mi fa un bel dito medio e continua ad andare, però io resto della mia strategia, perché se vado adesso a cambiare idea è proprio la classica definizione di FOMO. Quindi Luca, stai tranquillo, stai fedele alla tua operatività che ti è sempre andata bene, ci hai studiato sopra, quindi insomma non improvvisare. Questo è quanto. Poi per quanto riguarda Litecoin ti dico, per me, io ormai non lo seguo nemmeno più, perché insomma diciamo che lo reputo una cosa abbastanza inutile, non è ancora in uptrend, non c'è neanche un lontanissimo sintomo di uptrend, quindi adesso è tutto prematuro. Ha fatto un pump così completamente random, ma non ne so nemmeno il motivo. In ogni caso le altcoin sono ancora un pelino assopite, però perlomeno la dominance di Bitcoin è passata da impennare a rialzo a lateralizzare un pochino, quindi se continuiamo così magari c'è modo per le medie mobili di stabilizzarsi un attimo e di rendere la situazione un po' più appetibile anche per me, per l'esposizione in altcoin. Io per adesso sono esposto a Ether, che sicuro entro stasera mi scatta il terzo entry, tra poco ne parliamo, basta, mi fermo lì per non farmi del male, perché non è il caso di accelerare i tempi. Poi vediamo, ciao a tutti, ciao, buonasera, buonasera, eccoci qua, buonasera Luca, ma grandi ragazzi, siete in tantissimi anche oggi. Un parere su Dash, in una sola parola te lo devo dire, guardo già la parola pronta, shitcoin. No, scherzi a parte, dico la verità, non gli trovo un ruolo nel mondo, è una di quelle tante coin che secondo me non ha ragione di esistere. Poi, magari sono ignorante io, magari qualcuno di voi mi può dire qual è la ragione di esistere di Dash, ma in realtà io non la trovo, non la vedo, perché insomma, sì, magari è più veloce, più qua, più là, però sinceramente io preferisco Bitcoin a Dash sotto tutti i punti di vista, e secondo me il mercato pure, tant'è che è abbastanza defunta, è una di quelle coin di un tempo meramente speculativa che andavano tanto di moda da appunto tempo addietro, ma che adesso sono, la gente un po' ha capito che non servono granché. Tra l'altro stavo guardando Uniswap che oggi ha dumpato, anche SushiSwap era ripartito in questi giorni,
che stavo tenendo d'occhio un po' il mondo della DeFi, in particolare proprio Uniswap e SushiSwap, perché tra poco si sgancia la liquidità di Uniswap, cioè si sgancia, lo presumo io, finisce il farming dei token Uni su Uniswap, e quindi mi aspetto che buona parte della liquidità che adesso è su Uniswap, che adesso non so se è cambiato qualcosa, ma secondo me no, era, ecco, 3 miliardi, niente male. Se dovesse migrare, perché il motivo è che la liquidità su Uniswap adesso, vedete, nei quattro pool di farming, scusate, del token Uni, questi quattro pool possiedono la stragrande maggioranza della liquidità dell'intero DEX. E se quindi questa migrasse, insomma, si potrebbero creare degli interessanti fenomeni speculativi. Le principali domande che mi avete fatto e che vengono effettivamente da fare sono: si svincoleranno una quintalata di Ether, perché questi quattro pool hanno tutti in comune Ether, e quindi dove andranno a finire tutti questi Ether svincolati? Andranno dumpati, andranno locati altrove, andranno a finire nel launch pool di Binance? Ecco, un'altra cosa di cui volevo parlare, di cui parliamo tra poco. E quindi, insomma, è un po' quella la domanda, c'è il timore che Ether possa dumpare per questo. Seconda cosa, il token Uni, che price action avrà, e se la liquidità magari migrerà, che so io, su SushiSwap, per dirne uno, potrebbe pompare il token Sushi, chi lo sa, tutta speculazione sulla quale ovviamente io non ho minimamente intenzione di operare, però osservo, bello il volume profile, tra l'altro altissima risoluzione, devo dire, dettagliatissimo, scherzi a parte, no, osservo ovviamente il mercato per vedere che cosa dice, perché è un esperimento interessante questo. E quindi niente, questo giusto per condividerlo, si è fissato il volume profile, benissimo, però adesso torniamo subito a noi immediatamente. Ciao Luke, uno sguardo a Litecoin anche su time frame settimanale. Guarda, te lo dico subito, tanto non c'è molto da vedere, perché su time frame settimanale, esattamente come sul giornaliero, è una situazione di bagno di sangue. Abbiamo lower highs, lower lows, abbiamo soltanto un pump localizzato a caso, come ce ne sono stati tanti altri anche nell'ultimissimo periodo, e sono tutti sempre finiti in niente. E quindi io direi di non preoccuparci troppo, perché non lo so, insomma, è il solito discorso. Sì, speculativamente potrebbe essere interessante, a patto che però si formi un costruttino di bottom decente, un fondo, un minimo, cosa che presume il vedere almeno un higher high o un higher low, cosa del quale io non so voi, ma io non ne vedo minimamente traccia. Sarebbe una price action interessante se dovessimo voler operare speculativamente il breakout degli 0,0055. Così, e allora questo appunto diventerebbe un costrutto di bottom di degna rilevanza, quantomeno. Niente di eccezionale, però meglio che niente. Abbiamo almeno come top di questo costrutto qui un livello chiave importante ambo i lati su time frame settimanale. Quindi, insomma, qui si potrebbe iniziare a ragionare su una posizione long speculativa e a rischio contenuto, quindi con take profit già pronto prima ancora di iniziare. Però per adesso veramente siamo in altissimo mare. Sinceramente, la mia visione è un po' questa. Poi andiamo avanti. No, ma io vi ringrazio per. Approfitto, scusate, ho detto no perché avevo cambiato la GIF degli abbonamenti, che compare quando vi abbonate. Avevo messo una bellissima GIF di Carlos Matos, ma in qualche modo Twitch non me l'ha aggiornata. Maledizione, peccato. E niente, quindi io per quello ho detto no. Però in realtà io vi ringrazio sempre di cuore se vi abbonate, perché è un modo come un altro per sostenere il mio lavoro. E vi ricordo che se avete Amazon Prime, quindi Twitch Prime, collegarlo è veramente semplice, basta googolare, sono due passaggi, e lo potete fare gratuitamente l'abbonamento, se lo rinnovate però ogni mese, perché non ve lo autorinnova, però è gratuito e vi ringrazio, è un modo per supportarmi. Quindi grazie a tutti quelli che l'hanno fatto, prometto che dalla prossima volta metto la GIF di Carlos Matos, la testo anche. Allora, siamo arrivati
parti qui. Ciao Luca, ok, questa l'ho appena letta. Ciao Luca, io te la butto lì. Visto che eri indeciso se fare un video su Keeper, potresti fare un video dove parli di 3 o 4 progetti insieme, come avevi fatto per Reserve, MStable e altri due. Ok, bella idea. Così riesci a parlare di Keeper qualche minuto senza andare troppo nel tecnico, che magari molti non capiscono. E il video risulta comunque utile, solo un'idea. Mi piace molto la tua idea. E sai cosa ti dico, Filo? Sai cosa ti sei guadagnato? Ti sei guadagnato le leggendarie shitcoin. Proprio così, perché chi mi fa delle belle proposte, chi aggiunge del valore, insomma, a queste dirette, a questi appuntamenti, ragazzi, si merita le shitcoin. Io gliele regalo, sono punti fedeltà, chiamiamoli così, che si guadagnano guardando i live, commentando, partecipando e soprattutto, se mi piacete, come in questo caso, che ti sei beccato 15 shitcoin addirittura. E il primo che arriva a 1000 c'è il monte premi 0.006, attenzione, aumentato BTC, quindi corsa alle shitcoin, mi raccomando, spingere. Andiamo avanti. Ciao Luke, buonasera a tutti, buonasera Luca, vale la pena di fare DCA su Bitcoin anche adesso? Questa è una domanda che mi piace, perché mi piace avere l'occasione di rispondere. Ti rispondo subito e la risposta è assolutamente sì. Perché? Perché se Bitcoin è visto da noi come un investimento, la cosa da fare è assolutamente un piano di accumulo per andare a target. Cosa vuol dire? Allora, io quando ho iniziato a investire in Bitcoin, vabbè, sapevo molte meno cose di adesso, ho commesso tantissimi errori, tra i quali espormi troppo a un determinato prezzo, cioè il voler acquistare tutto subito perché avevo paura che poi ripartisse, che poi corresse, e poi va a finire che tanto ci sbagliamo sempre quando cerchiamo di fare quelle predizioni lì, perché da un lato c'è il trading, che vuol dire io guardo il grafico, la fotografia attuale, leggo un setup, breakout, retest, un pattern, un failure swing, insomma una price section che mi piace, che mi dice prendi posizione, io prendo posizione, so quando uscire, so dov'è lo stop loss, eccetera. Quella è l'operatività speculativa. Se io voglio investire, il modo migliore è provato ormai. Adesso sto preparando un video, tra l'altro, dove vi faccio anche una bella simulazione su PineScript di un piano di accumulo, dove si può proprio mettere degli input, ovvero andare a dire quanto acquistare alla volta, ogni quanto, quale giorno, a quale ora, e vedere così per gioco quanto frutta questo piano di accumulo. È sicuramente meglio che acquistare tutto in una volta, perché acquistare tutto in una volta ci si espone alla fortuna, ok? Ci vuole la botta di culo fondamentalmente di aver acquistato a un buon prezzo, e se invece uno ha una botta di sfiga potrebbe dover aspettare anni per tornare a break even nel caso in cui andiamo appunto in downtrend. Il discorso è proprio questo, quindi il DCA è il modo migliore, e il DCA ci dice non te ne deve fregare niente del prezzo attuale, è sempre un buon momento per iniziare ad accumulare Bitcoin. In altre parole, ovviamente serve una strategia, serve un metodo, bisogna sapere quanti ne voglio avere, bisogna sapere che percentuale del mio portafoglio investimenti voglio dedicare a Bitcoin, e quindi imposterò il mio piano di accumulo allo scopo di arrivare al mio target. Però sicuramente non ha senso dire aspetto perché è troppo alto, compro di più adesso perché è più basso, sono tutte lucubrazioni che ci portano fuori dai binari e ci fanno fare del gran casino. Io vedo tutti che scrivete pump pump pump, mannaggia, oh, vedete, se io non dico niente fa il pump in diretta, se io scrivo pump in diretta lui non lo fa, e allora io oggi non scrivo proprio niente. Allora, ciao Luca, pump in diretta, eccoci. Gaz, buonasera a tutti, ciao a tutti. Io ho già perso $100 oggi, come hai fatto? Come hai fatto? Spiegamelo, raccontamelo. Buonasera a tutti, ciao a tutti, un saluto a tutti i costruttori di bottoni, grandissimi costruttori di bottoni, meno male che ci siete voi. Se uno inizia oggi con le cripto, guarda, bella domanda anche questa, è sempre attuale, soprattutto in momenti di FOMO come quelli che stiamo vivendo, momenti di euforia, dove uno rischia di essere trascinato. Bisogna mantenere la calma e impostare una strategia. La prima cosa da sapere, da fare
fare, da concretizzare, è lo studio, ok? Bisogna sapere quello che stiamo facendo, non bisogna togliersi completamente dalla testa l'idea che se compriamo $1,000 di Bitcoin oggi diventiamo ricchi, perché quella è una cavolata ciclopica. Via, togliamocela dalla testa subito, perché se partiamo così partiamo male. Dobbiamo partire con l'idea: Bitcoin è un asset, voglio questo asset nel mio portafoglio investimenti? Sì, no? Se sì, perché? Se no, perché? Se sì, c'è un'altra domanda, ovvero quanto ne voglio? E da lì scende anche lì una seconda risposta. Io mi auguro che chi decide di investire in Bitcoin abbia un portafoglio investimenti più o meno diversificato, o magari anche se uno è avvezzo al rischio al punto tale da voler investire solo in Bitcoin, decida di non catapultarci dentro tutti i soldi che ha, quindi quantomeno ad avere un portafoglio Bitcoin liquidità, e da lì poi appunto si decide come impostare un piano d'accumulo e un po' alla volta si entra in Bitcoin. Quindi il mio suggerimento per chi inizia ora è di tirare il freno a mano, studiare cos'è Bitcoin, capire se lo voglio davvero, quanto ne voglio, che non è un biglietto della lotteria, e quindi uscire un po' da quest'ottica qua. Una volta che ho capito il mio piano di investimento, lo metto in opera, quindi faccio i miei acquisti periodici e così via. La seconda cosa è se voglio imparare a fare trading, perché questa è la seconda attività che trattiamo solitamente nel nostro canale, nella nostra community. Se vuoi imparare a fare trading, non affrettare neanche quello, ti garantisco che ti fai del gran male, altrimenti inizia con i contenuti gratuiti che metto a disposizione. I miei contenuti sono tutti gratuiti dal primo all'ultimo. Se vai sul mio canale YouTube li trovi, c'è una playlist che si chiama Trading Consapevole, è un mini corso, sono una quindicina di video da mezz'ora l'uno circa, dove impostiamo una strategia di trading che non è il semplice entra esci, ma è proprio una strategia di gestione del portafoglio, del rischio, tutte le cose noiose che però vanno sapute. E poi c'è da studiare un po' l'analisi tecnica, anche lì c'è una playlist dei miei video vecchi come Noè, quindi la qualità grafica è agghiacciante, ma i contenuti sono sempre attuali. Quindi questo è un po' per iniziare. Ciao Luca, prima diretta, di solito entro solo per abbonarmi. Guarda, sei il numero uno e mi fa piacere che tu oggi sia rimasto qua. Dai, rimani con noi, fai due chiacchiere, due domande. Ciao, cosa ne pensi di Polkadot? Grazie. Di Polkadot penso cose belle, nel senso che è un ecosistema che è fertile, si sta sviluppando molto, ha molti sviluppatori al suo interno e molti progetti che stanno crescendo, anche se molti in silenzio, e la cosa sinceramente non mi dispiace, perché c'è un po' meno hype e quindi vale la pena seguirlo. Riguardo al token, è un token ancora speculativo, un token sbarcato da poco sul mercato, appunto l'ecosistema non è ancora al punto tale da essere ben rodato, quindi io personalmente ho scelto di non investirci nulla, però è una scelta mia ovviamente. Però sicuramente se la domanda è vale la pena seguirne gli sviluppi o no, la risposta è indubbiamente sì, perché il potenziale enorme c'è, sia come caso di studio che come investimento futuro potenzialmente. Per il tuo video di oggi sulle altcoin sono in parte d'accordo. Bene, oggi infatti ho messo su Facebook uno dei miei mini video, un po' provocatorio forse, dove ho cercato di insomma essere un po' critico nei confronti delle altcoin come investimento, dicendo in sostanza che non lo sono, perché sono estremamente speculative, cioè il fair price è veramente difficile da valutare, e perché molte altcoin non hanno un modello di valore reale, ok? Ho fatto l'esempio dell'exchange coin, che hanno un modello di valore perché c'è il buyback, c'è un cash flow dietro, cioè l'exchange che genera utile le fa il buyback e quindi ne limita la supply sul mercato, inoltre c'è la possibilità ovviamente di avere i benefit, ma il valore crescente è dato soprattutto dal buyback. E un modello invece di altcoin completamente priva di valore è Basic Attention Token, BAT, perché in sostanza puoi rimpiazzarla con qualsiasi altra coin che è tanto uguale, cioè perché BAT, così, giusto per raccattare liquidità. E quindi quello è stato un po' il tema, e qui mi piace che ci siano anche pareri contrastanti. Secondo me ci sono i governance token, che se uno crede nel progetto andrebbero detenuti a prescindere dal prezzo. Poi è chiaro che a tutti non piace perdere, però si farebbe in modo di decentralizzare veramente alcuni progetti. È una visione troppo utopistica? Assolutamente no, perché
cioè quel discorso lì esula dal discorso speculativo finanziario di investimento, cioè è un avere la coin per partecipare attivamente al progetto, e quindi lì io mi auguro che chi lo fa se ne freghi del prezzo. Certo, ovviamente non andrà a investire milioni, però se magari vuole, dipende dal suo scopo, cioè se il suo scopo è dare un po' di partecipazione, ok, se il suo scopo è diventare addirittura importante nella governance del progetto, ovviamente cercherà di accumularla mentre il mercato scende. È tutta una questione di strategia. Però io parlavo dal punto di vista di mero investitore, cioè io voglio crearmi un portafoglio investimenti con dentro anche dei crypto asset. Le altcoin personalmente, ripeto, è una mia visione, non è la verità assoluta, le scarto perché le vedo più come un qualcosa di terribilmente volatile e che è privo di un fair value. Ci sono delle eccezioni, magari per alcune coin, per alcune governance token si può anche parlare di eccezioni anche in quel caso lì, perché ci può essere dietro un modello economico di incentivizzazione, però bisogna fare appunto delle piccole eccezioni alla regola che solitamente è che le altcoin non hanno assolutamente valore. Questa è una mia visione. Ovviamente per altcoin non intendo Ethereum, non intendo Polkadot, non intendo le coin che effettivamente sono alla base di un'economia loro, perché hanno delle platform costruite sopra, l'Ethereum si paga il gas per far andare gli smart contract e così via, Polkadot sulla sua chain, insomma, quelli ovviamente sono casi a parte. Io parlo delle piccole altcoin che sono un po' delle scommesse. Quindi niente, grazie per il tuo intervento, hai ragione, però appunto è una visione un po' diversa dalla visione meramente di prezzo, legata al prezzo. Perché Brave non manda più gli ads? Non lo so, sai, non te lo so dire, a me me li spamma abbastanza, mi sembra. Ciao, ti seguo da poco ma devo dire che fai contenuti davvero interessanti. Leggo che sei su PrimeXBT. Sì, lo utilizzo per il Forex soprattutto e per il trading un po' arrogante, ecco, che sto sperimentando in questi giorni. Anche oggi, non so se avete visto, ho pubblicato su Telegram una posizioncina sul Forex. E ti prego, fai una strategia per il covesting, mancano buoni traders da seguire. Guardi, in realtà non sono minimamente pronto, perché te l'ho detto, cioè ecco, ti dico, se il covesting avesse ad esempio le API e permettesse di collegarci dei bot, magari lo farei anche subito, però così manuale su un'operatività che ancora non sono impratichito come l'intraday che sto facendo, preferisco ancora non espormi così tanto, cioè non sarebbe corretto nei confronti di chi poi mi segue, perché andrebbe a seguire una persona che non è così skillata come sembra su quello che sta facendo. Quindi il mio primo obiettivo è skillarmi, quindi imparare quell'operatività lì, poi chi lo sa. Per adesso sto lavorando invece sulla possibilità di farvi seguire i miei bot, adesso vediamo, sto cercando il metodo migliore, insomma. Ciao Luca, una domanda: ho piallato il PC, ho reinstallato Ledger Live, devo recuperare con il seed oppure skippare il setup del Ledger? Grazie mille. Oddio, per Ledger Live in realtà non credo che, forse sì. Non so se non ci devi mettere il seed, se non ricordo male, è solo in lettura Ledger Live alla fine, poi si connette con l'hardware e l'hardware all'interno del seed firma la transazione, però se non erro Ledger Live non ti dovrebbe chiedere il seed, correggetemi se sbaglio, perché appunto non... Cioè mi viene da pensare che è soltanto in lettura. Da mobile, ad esempio, c'è da inquadrare il QR code e basta. Però ovviamente tu accertati che tu stai scaricando la versione originale se devi inserire il seed. Ora non mi ricordo, a dire la verità, se è da inserire o no. Mi pareva di no. Niente seed, infatti. Esattamente, non serve il seed per Ledger Live. Non serve. Ecco, vedo che... effettivamente mi confermano, non serve il seed, quindi attenzione che se ti chiede il seed probabilmente è una versione modificata e stai ben attento a metterlo. Dunque, dove siamo finiti? Luca, ma la sezione sul trading algoritmico su Discord è sempre lì, è sempre lì. Domanda: su FTX si può impostare un ordine trailing stop come spiegato? Sì, assolutamente sì, FTX ha il trailing stop. Fammi vedere se riesco anche a farti vedere al volo come, scusa, apro un attimino una tab sullo spot, intendi, immagino, sul mercato spot.
POT, Bitcoin dollaro, vediamo. Sell, limito, esatto, c'è, confermo. In sostanza, se sotto sell BTC, adesso te lo giro anche in questa schermata, così ve lo mostro. FTX è bello, ecco, una delle cose belle di FTX è proprio la possibilità di andare a mettere ordini avanzati, molto avanzati, e oltre ovviamente alla quantità industriale di prodotti che ci sono. In ogni caso, sotto sell BTC, perché ovviamente è uno stop sell, order type trailing stop. Chiaramente si può mettere anche lo stop buy, o stop buy e stop sell insieme, quindi come spiegato sempre nella strategia. Non è possibile metterli concatenati, quindi c'è da stare attenti a metterne uno alla volta, cioè metterli tutti e due e poi cancellare quello che non serve qualora non servisse, ecco, e da metterli nell'ordine corretto. Quindi di non rischiare di entrare short quando magari invece si vuole tenere quello come un ordine di chiusura. Quella è una cosa importante. Benissimo, torniamo a noi. Eccoci qua. Perché non pubblichi qualche strategia su Covesting? Dai, volete proprio sto Covesting? Maledizione. Ma perché poi lì purtroppo, lì sono sul trading manuale, discrezionale. Ciao Luca, dici di vendere le mie scorte di Waves? Carissimo, non te lo devo mica dire io, assolutamente. Non te lo devo dire io perché devi saperlo tu. Perché hai comprato Waves? C'è un motivo, c'è una ragione, lungo termine, breve termine, speculazione, non speculazione. Quindi mi raccomando, sappiate il motivo per cui state facendo le cose. Ecco, AXS, vedo che tutti volete vedere sto AXS, che è la coin di Axie Infinity, che sta spingendo come un toro. Va che roba, pam, nel giro di 10 giorni ha fatto un 4 per, no 5 per, è una roba senza senso, no 4 per, incredibile. Io ovviamente non ci ho messo un centesimo, perché nonostante sto cercando di imparare il gioco, sto guardando una quantità di video incredibile, e però appunto ho capito che cos'è adesso la XS, tra l'altro grazie a dei video che ho guardato, ve lo spiego anche a voi in tre parole proprio. Non so se vi ricordate quella chiacchieratina che abbiamo fatto su Axie Infinity la scorsa volta, e in sostanza Axie Infinity è un giochino tipo Pokémon con delle creaturine che si sfidano tra loro e sono di diverse rarità, diversa forza e così via. AXS sta per Axie Shard, ovvero frammento, e in sostanza sono dei frammenti di Axie rari, ok? Che chi vuole può decidere di mettere a disposizione il suo Axie e frammentarlo in modo che chiunque ne possa acquistare una quota, banalmente. E in questo modo si possiedono delle quote di Axie rari che altrimenti costerebbero veramente una barcata di Ether, ecco. Questo in breve che cos'è la XS. Poi sicuramente avrà anche altre implementazioni che ora non so, ma io ho visto che nasce con questo scopo, ovvero appunto la possibilità di detenere uno shard, di un Axie, o più Axie in realtà, di tutti quelli che sono frammentati. Quindi in sostanza il valore di questa coin è dato dalla domanda per gli Axie, fondamentalmente va di pari passo con la domanda per gli Axie stessi. Benissimo, torniamo alle nostre domande. Dunque, in realtà, vabbè, già che stiamo parlando di gaming, io vi volevo far vedere questo altro progettino qua che mi sembra interessante, che stamattina spulciando un po' ci sono finito dentro, ve l'ho detto, ormai ci sono in fissa col blockchain gaming. Si chiama Infinite Fleet e è uno sci-fi, un gioco di ruolo multiplayer, è uno strategico, mi pare di aver capito, che non è ancora live il gioco, però sembra interessante perché soprattutto io l'ho guardato stavolta lato più magari investitore, mi incuriosiva il fatto che stanno facendo un STO, cioè vogliono organizzare un STO
che è regolamentata con la SEC negli Stati Uniti e in Unione Europea è regolamentata in Lussemburgo. E questa STO in sostanza darà la possibilità di avere una parte effettiva, cioè uno share dell'azienda stessa, quindi è una forma di azionariato a tutti gli effetti tokenizzata, una security per l'appunto, della compagnia che pubblica questo gioco. E quindi c'è su Bank to the Future, che è la piattaforma su cui si è quotato in borsa anche Kraken, insomma, e tra gli investitori, tra l'altro, avevo visto un articolo su Cointelegraph che ci sono un po' di nomi interessanti, insomma, e quindi ha attirato un po' il mio interesse. Il gioco è ancora da scoprire, però credo che lo seguirò perché i numeri per crescere ci sono e magari lo approfondiremo. Adesso lo devo approfondire anch'io per primo, però un po' lo sci-fi a me piace come mondo, quindi non lo so, credo che ci darò un'occhiata e voi con me, perché poi ve lo porterò qualora lo reputerò interessante. Fatto sta che adesso nel mondo del gaming stanno uscendo una quantità di prodotti che starci dietro è da pazzi, da diventare pazzi. Luca, ti prego, c'è il pump in diretta, stacca da qua perché porti sfiga, ma dai, addirittura, cioè addirittura vi porto sfiga, no dai, non ditemi questo, ci rimango male, anzi, ritorno subito sul grafico di BTC. Allora, così me lo tengo a vedere. Buonasera a tutti amici, ma buonasera anche a te. Ciao, sapete dirmi qualcosa su Storm Gain Grassy? Non so di che cosa tu stia parlando. Ciao, anche oggi Bitcoin viaggia fin troppo, hai detto bene, fin troppo. Buonasera a tutti, scherzo ovviamente, no, non si rimangia le parole ormai. Grande caos l'altro giorno per l'acquisto di land su Sandbox, verissimo. Ho avuto però la fortuna di riuscire a prenderne due, not bad, not bad, oserei dire. Premium o no? Ci sono probabilità di arrivare a 20k? Tu come ti comporterai se ci arriviamo? Allora, dal punto di vista speculativo non ho posizioni aperte, quindi non mi comporterò, starò lì a guardare, aspettare il ritracciamento, mentre lato investimento io ho ovviamente la mia quota in portafoglio e mi comporterò esattamente come ogni mese, ovvero a fine mese io vado a ribilanciare il mio portafoglio, ovviamente vendendo parte di BTC in questo caso a favore degli altri asset per mantenere la frazione cripto che io ho in mente di avere nel mio portafoglio. Quindi in sostanza, se uno ha il portafoglio 30% cripto, 40% stocks, 30% liquidità e le cripto pompano del 50%, si troverà con la fetta cripto sovradimensionata rispetto al suo piano, e quindi per riportarla alla dimensione dovrà vendere una parte delle cripto da distribuire in stocks e liquidità. Banalmente è quello che ho intenzione di fare, ogni mese lo faccio, quindi seguirò sempre il mio piano. Allora, il covesting di PrimeXBT è un disastro, pieno di gambler idioti che operano con leve folli e in un giorno fanno robe come il meno 80%, pare non ce ne sia uno con un minimo di senso nella gestione del capitale. Sì, è vero, però ci sono le stelline di valutazione se uno vuole giusto avere un'idea di massima su quello che sta, cioè che la persona che sta seguendo. Aspettate, magari ci andiamo a buttare un occhio. Allora, PrimeXBT, dove sei? Covesting, dove sei? Qua. Dunque, get started, dimmi che non mi devo loggare. No, mi devo loggare, volevo farvi vedere, vediamo se mi fa la preview. Dai, fammi la preview, fai il bravo, fammi la preview. Mi sento che è la volta buona, che poi ho l'autenticazione a due fattori per loggarmi, devo staccare il telefono, divento pazzo. Dai, forza, forza, bravo, mi piaci così. Però non c'è covesting, bene, va a finire che non ci combiniamo un tubazzo. E dunque, non mi ricordo se c'è la possibilità di vederlo anche così, perché adesso ero curioso di vedere insieme a voi. Get started ti fa loggare, quindi mi sa di no. Covesting module mi rimanda qua, vediamo. PrimeXBT covesting, poi basta, poi la smetto, giuro. Opla,
Niente, basta, ci rinuncio, amici miei, mi spiace, lo vedremo magari in un'altra occasione, sì, perché altrimenti mi fa loggare. Niente, ero curioso di vedere che fenomeni c'erano. In ogni caso, sì, è vero, ci sono dei gambler folli e quindi cioè è così, nel senso, bisogna sapere chi si sta seguendo e vedere quantomeno le credenziali di quel trader lì. È il motivo per cui io non me la sento ancora di entrarci, perché su Prime sto tenendo un'operatività abbastanza ignorante, aggressiva intraday, quindi io non ve la consiglierei mai di seguirla da me, perché sono un nabbo per quello. E quindi niente. Dunque, dove siamo? Luke come alternativa a Token Set per il social trading. Conosci Wunderbit? Lo conosco, assolutamente, lo conosco. Dici che è una buona alternativa. Ne conosco altre 3 o 4 di piattaforme simili. Dici, me lo conosci, me lo conosci, me lo consigli, ti trovi bene. Perché non l'ho mai utilizzato in maniera, come dire, continuativa. Sul time frame mensile siamo enormemente oltre all'all time high. Dici bene, dici benissimo, va che roba. Il time frame mensile fa paura. Cioè, se chiudiamo con una candela così, cioè io già godrei, perché fa paura il time frame mensile. Ecco, i volumi, mi piacerebbe vedere un po' più di volumi, però su Max andiamo a vedere su un altro exchange, BTC USD, su Bitstamp ad esempio, no, sono un po' sottotono, BTC USDT, vediamo. Su Binance sono crescenti, magari si è spostato un po' l'operatività su diversi exchange, perché adesso BitMEX io personalmente non lo uso più, non so voi, ha introdotto il KYC, poi con le ultime accuse così non mi è piaciuto tanto granché. Io adesso per l'operatività speculativa, ormai lo saprete perché ve lo scillo al vomito su Telegram, per l'operatività speculativa uso Binance Futures, che ha delle fee veramente pazzesche, perché ha lo 0.04 4% maker, quindi per i market order, scontabili del 10% se si tiene BNB, quindi 0,036, e scontabili di un altro 10% col mio referral link che vi scillo, lo trovate in descrizione su YouTube per chi guarda su YouTube, mentre Binance, vabbè, per tutto il resto, per lo spot, per il fiat trading, in sostanza quasi solo The Rock Trading, che ormai sono iperfidelizzato. Per Binance vi ricordo che c'è lo sconto del 20% delle fee per sempre con il mio referral link, quindi mi raccomando, usatelo perché vi conviene. 20% delle fee per sempre, senza se, senza ma, è proprio uno sconto effettivo, anzi un rebate, un cashback delle fee che appena le pagate ve le ridanno nella stessa coin in cui le avete pagate. Ciao Luca, sono sempre l'ingegnere clinico, bravo! Tutta questa tua conoscenza da dove arriva? Hai qualche consiglio su lettura o materiale di apprendimento, oltre che i tuoi video ovviamente? Allora, io in realtà ho letto un paio di libri sull'analisi tecnica. Ce l'ho anche qua uno? No, mi sa di no. No, non ce l'ho, perché forse l'ho prestato. No, della Hoepli ne avevo letti 2 o 3, però alcuni non mi avevano soddisfatto. C'è il classico analisi tecnica dei mercati finanziari, ma poi io ti dico la sincera verità, cioè tutto, se uno ha un po' di sbatti, un po' di voglia, tutto quello che trovi comunque sui libri lo trovi anche online, gratuito tra l'altro. Quindi uno, se vuole iniziare a costo zero, lo può tranquillamente fare. Imparare analisi tecnica di base, senza impazzire dietro a chissà quale indicatore strano, perché non serve, parere mio sempre, cioè per l'operatività che ho io, completamente agnostica agli indicatori strani, quindi uso RSI, bande di Bollinger ogni tanto, le medie mobili e praticamente basta. E soprattutto, vabbè, a me piace l'analisi della price action, quindi quello, non so se ci sono dei libri sulla price action proprio, però io me la sono studiata completamente online. Tra l'altro, se entri nel nostro canale Discord, server Discord, c'è un canale che si chiama materiale didattico e risorse, qualcosa del genere, che contiene un bel drive con tantissimo materiale free da cui si può attingere.
spingere alla grande, quindi dentro, assolutamente dentro a Discord. Parliamo di cose serie per piacere. Quando si parla di AXS, del token o del gioco, esiste un bot che fa grid trading sui livelli supporto resistenza? Esiste, io ad esempio conosco, come si chiama, c'è Tricommerce, che però ha pagamento ed è discretamente caro, che ha il grid trading con, che li tira fuori lui i livelli di supporto e resistenza. Altrimenti l'altro era, come cavolo, BitUniverse, ecco, mi è venuto, che mi pare sia gratuito. E potrei fare un algoritmino anch'io sul grid trading, chi lo sa, potrebbe essere un'idea, non lo so, che va a prendere i massimi locali, insomma i livelli un po' chiave, perché no, perché no. Ciao Luca, guarderesti il grafico di Link? Grazie. Allora, andiamo, ciao Luca, sei un grande, complimenti per quello che fai. Quando apri un hedge fund, chiamala tu la Consob, chiediglielo. Aprire un hedge fund crypto in Italia credo che sia una delle cose più difficili, avrei una taglia sulla testa grossa così. Domani c'è Savona che mi bussa alla porta, mi dice puoi scendere un attimo che ti devo dire due cosine. Potresti portare delle live extra portando il gaming senza poi ricaricarle su YouTube, così da non snaturare il canale. Non mi dispiace quell'idea lì. Molto bella, molto bella, perché no? Allora ragazzi, io ho visto che qualcuno mi sta chiedendo qualche grafico. Ci si compra i superfoodies con le shitcoin? Sì, solo se hai la Fidati Card oro, però altrimenti no, non li puoi convertire. Ragazzi, siete un macello oggi siete veramente una roba pazzesca. Io non riesco a starvi dietro perché io volevo tenere il massimo un'ora, quindi io adesso vado a vedere i grafici, poi riprendo un attimino qualche vostra domanda, però vale la pena andare a vedere un po' di cosine qui sulle charts. Poi vi volevo shillare la cosa di Fidelity, ma magari alla fine, dai, perché adesso un po' di grafici ci vogliono. Allora, che dire rispetto ai grafici? Allora, eravamo rimasti col pool di offerta convertito a domanda col punto interrogativo, e oggi c'è un punto esclamativo al posto del punto interrogativo, perché di fatto, se voi guardate la price action, è palesemente a favore della domanda. Ogni dip viene assorbito e viene ributtato verso l'alto, ogni resistenza fa sempre meno resistenza, per l'appunto. Avevamo inizialmente il livello 14.000, che è stato abbastanza ostico, ce ne abbiamo messo per romperlo, abbiamo dovuto fare una formazione laterale sottostante, poi abbiamo zuccato contro i 15.005 circa, e anche lì abbiamo un po' lateralizzato prima di romperli, poi li abbiamo rotti e abbiamo flesso, e subito, senza nessun tipo di test né niente, abbiamo bucato i 16.005, il pool di liquidità in offerta, per ora debole, avevo segnato. Per quale motivo? Perché è nato in una candela, quindi un pool di liquidità si rafforza tante più volte ci si va a pescare dentro, ok? Cosa vuol dire? Guardate banalmente questo pool di liquidità è più forte perché vede 1, 2, 3, 4, 5 shadow prima del break. Qua ce n'è addirittura una sesta che però già mostrava segni di cedimento, perché abbiamo chiuso la candela al suo interno e quindi c'è un parziale assorbimento. In ogni caso 5, qua invece 1. E quindi ovviamente 5 è maggiore di 1. Qua c'è un altro bellissimo meme, 5 maggiore di 1. L'altra volta cos'era? 1 più 1 uguale 2, no? Non mi ricordo, 1 più 2 uguale 3. Comunque, tornando seri, abbiamo flippato di nuovo quest'altro pool a zona di supporto. Per ora, nel senso, bisogna vedere dove chiudiamo. Per ora è verde, non è ancora chiuso il giornaliero, quindi non lo metto neanche verde per scaramanzia, perché è prematuro andare a dire abbiamo flippato, perché in realtà il flip si compone da tre fasi: il break con conferma, quindi non voglio vedere che adesso mi ritorna giù e mi chiude qua, perché altrimenti si forma un altro pool di offerta molto più alto, più grande, e si rafforza questo, da 1 diventa 2, ok? Per ritornare ai nostri meme, ecco, e inoltre appunto si ingrandisce, quindi diventa
diventa più difficile da rompere al prossimo approccio, perché dovremmo fare un higher high rispetto appunto ai 16.800 che abbiamo toccato oggi. Al contrario, se andiamo a chiudere bene qui o da queste parti, insomma, se andiamo a chiudere sopra la resistenza stessa, abbiamo la prima tappa appunto per il flip, per il possibile flip. La chiusura, il breakout confermato in sostanza. Il flip effettivo poi avviene quando abbiamo un approccio dall'altra parte, si palesa domanda laddove prima c'era offerta e quindi niente, abbiamo la continuazione rialzista, cosa che ovviamente è ancora presto per vedere. In ogni caso stiamo a vedere che succederà, bisogna tenere in considerazione alcune cose. Questa tipologia di price action può aprire le porte ad alcuni setup, come ad esempio, cioè a diverso livello di aggressività. Il setup più aggressivo, che subito, non appena dippiamo in questo pool, attacca, quindi si unisce alla domanda, al team domanda, e va a cavalcare la prossima leg up sotto ipotesi che ci sarà. Lo stop loss è discretamente facile, perché comunque basta metterlo qua sotto e appunto il setup è servito. Al contrario, l'operatività più cauta è più propensa a dire ma non lo so, forse, che sono io. E in realtà la cosa che mi spaventa, a parte quella sequenzialità di candele verdi sul settimanale che abbiamo visto poco fa, è un'altra cosa. Io un parametro che guardo molto è la distanza tra gli high, ok? In particolare, quando vedo una distanza tra gli high decrescente, molto decrescente, quindi se questo fosse un altro high, a me spaventa un po'. Cioè è un segnale di indebolimento del trend e quindi io non opero. Lo so cosa state pensando. State pensando, tu cerchi sempre delle scuse per non operare. Da un lato potreste aver ragione, ma io vi dico la mia. La mia è sulla pazienza. Cioè il trading è pazienza. Affrettarsi, correre dietro ogni dip può funzionare, ok, finora ha funzionato, ad esempio sono stato io il pirla, però non bisogna dare per scontato niente, perché con una situazione di questo tipo la correzione è inevitabile, è solo la domanda è quando, non se, è quando. E quindi quando accadrà non vogliamo essere, cioè se noi guardiamo ad esempio un time frame di questo tipo e abbiamo questo come ultimo pool di offerta sul quale valutavamo l'ingresso aggressivo, vedete che qua è uno sputino, cioè nel senso, se noi entriamo qui e poi lui va a correggere su larga scala, vogliamo essere quelli che sono entrati lì? No. Quindi questo ci sta se abbiamo un setup come quello visto prima, con lo stop loss appena sotto, ben gestito e ovviamente un setup iper speculativo e aggressivo. Se al contrario noi vogliamo un setup più trend follower, più rilassato, allora potrebbe valer la pena attendere uno storno un po' più marcato, magari addirittura su time frame settimanale, vedere un po' di flessione anche su un time frame più ampio come il settimanale. E a tal proposito ovviamente bisogna vedere qual è il segnale, il sintomo che può accadere questo. Beh, il sintomo è abbastanza semplice, perché è il cambio di struttura, banalmente. La struttura attuale è la struttura più bullish che esista, ovvero tutte le resistenze cedono al praticamente primo quasi approccio, poi si retestano e non sempre, ad esempio qui non abbiamo retestato, che ovviamente io ero pronto a entrare e non abbiamo retestato, e poi non c'è mai, e ripeto mai per adesso, la perdita di un supporto. Questa è la chiave di lettura di un'inversione di struttura primitiva, nel senso di un inizio precoce, volevo dire, un inizio di inversione di struttura. Quindi se iniziamo a perdere supporti, primo ovviamente di tutti questo, perché questo non è ancora diventato un supporto, non è ancora flippato,
Non appena vediamo la perdita di un supporto, attenzione, perché potrebbe innescarsi il cambio di struttura e quindi uno storno un pelino più esteso. Chiaramente questa affermazione è scalabile, nel senso che più supporti vengono persi e più il ritracciamento fa un po' di effetto palla di neve, perché va a chiudere posizioni in leva, va a far stoppare altre, va a far take profit a qualcuno che magari è trend follower e così via, ok? E quindi attenzione a quello, ecco, tutto lì. Questo è utile anche per valutare degli eventuali stop, quindi se noi vediamo l'esempio di prima calza ancora a pennello, perché se questo flippa, noi entriamo qui con lo stop loss qua sotto, vuol dire aver perso un supporto, meno uno, ok? E quindi calza molto bene, perché se poi andiamo a chiudere qua sotto, questo è un falso break, abbiamo dei costrutti di top che iniziano a gravare sulla nostra testa. Adesso non c'è niente sulla testa ed è facile andare avanti, quindi capite, cioè sfondare una volta dopo l'altra le resistenze. Però una volta che ci si inizia a piantare sulla testa un costrutto di bottom, come potrebbe, di top, scusate, come diventerebbe questo nel caso di falso break e poi dump, diventa più complicato andarlo ad affrontare e quindi diventa paradossalmente più facile, visto che si parte anche da una situazione in cui i long sono molto più numerosi degli short, perché chi è che sta shortando ora? Credo nessuno. Di conseguenza, appunto, diventa più facile continuare a ritracciare finché la domanda non si riaccende a causa della percezione di un livello di prezzo che è sufficientemente appetibile. Questo è quanto per Bitcoin, amici miei. Tutto lì. Abbiamo detto tutto. Ethereum che adesso vediamo se entro oggi mi filla tutto quanto, a 0,0276 c'è la mia ultima entry e vediamo soprattutto se me ne pento, perché io mi sono esposto, magari me ne pento, magari no, vediamo. Il setup che avevo seguito era di andare a di longare il reclaim del precedente top nato, vedete, da questo pool di domanda che è stato rotto a ribasso, poi è stato ripreso, abbiamo fatto un pool di offerta locale che è il primo ostacolo, flessione, quindi siamo andati di nuovo verso il basso e il retest appunto di questa zona, quello che stiamo vivendo adesso, era il mio entry. Per il momento non benissimo, nel senso che sì, ha fatto una pesca con rebound, però poi è andato oltre, tre candele rosse una dopo l'altra, giornaliere, vediamo un po' come andrà. Di positivo ci sono i volumi che non sembrano particolarmente violenti durante il sell off, però insomma stiamo a vedere, nel senso il mio setup immagina che da qua dentro ci sia un po' di accumulazione perlomeno, che poi si palesi offerta che respinge verso l'alto, altrimenti ho lo stop loss qua sotto pronto, nel caso in cui facciamo nuovi minimi, pronto a scattare, a tirarmi fuori dalla posizione. Ve l'ho detto, il primo ostacolo è questo pool di offerta, questo, che è nato in con queste due shadows, ok? Quindi ha potenza 2, in realtà qualcosina in più che 2, 2 e mezzo, perché ci sono anche queste parziali shadow che ci pescano da dentro, che hanno fillato un po' di domanda, un po' di offerta, un po' di short e hanno un po' dato, appunto, innescato questo movimento ribassista. Ora c'è da vedere chi vince tra i due, quindi un assorbimento di questo pool di offerta sarebbe un gran bel segno, perché chiuderebbe un costrutto di bottom che sarebbe questo, al contrario un nuovo lower low invaliderebbe totalmente la mia posizione e mi farebbe pigliare uno stop loss sulle gengive. Quindi questa è la possibilità. Per chi magari non ha voglia di aprire una posizione aggressiva come un entry appunto precoce, anticipatore, qua dentro c'è la possibilità di attendere la conquista del pool di offerta stesso, nonché primo livello di resistenza. Andremo a fare se poi qui chiudiamo con un higher low, faremo un higher low e un higher high e quindi sarebbe di fatto un'inversione di struttura e non solo un'anticipazione di inversione di struttura come quella che sto seguendo io. Abbiamo di contro un rischio rendimento un pelino più sfavorevole, però di pro un rischio di posizione molto più basso. Questo è quanto, niente, questo è tutto. Dunque, a quanto siamo? 57 minuti. Allora vi dico l'ultima cosa che vi volevo dire, che secondo me è utile. Su Binance andiamo.
Allora, in particolare UNFI, questo UNFI, allora è il nuovo launch pool sul quale si può fare farming di UNFI utilizzando BNB, BUSD e Ether. Attenzione, Ether. Quindi se avete degli Ether fermi in giro, inutilizzati, e vi va di esporvi al rischio di controparte di Binance, quindi vi fidate di Binance, esiste questa possibilità, ovvero andare a mettere in staking sul launch pool, qua, su questo bellissimo launch pool di Unify Protocol, stake Ether earn UNFI, quindi voi ve li stakeate qua sopra e in sostanza farmate ogni giorno questi UNFI che vengono listati il giorno 19, tra tre giorni. Allora, attenzione, perché ovviamente, vabbè, con BNB ci sono molti più UNFI distribuiti, perché si parla di 23.3k al giorno, mentre 66666k con Ether, quindi c'è probabilmente il demonio qua che vi dà gli UNFI se stakeate con Ether, e quindi vabbè, ovviamente conviene sempre usare BNB, ma non mi stupisce perché Binance vuole incentivare l'uso di BNB. Però c'è un però: se avete degli Ether fermi, paralizzati, non ve ne sapete che fare, insomma, può essere una valida alternativa. Io personalmente avevo il 65% di Ether fermi, quelli che ho io, perché gli altri sono un po' su Uniswap, per l'appunto, per farmare Uni, un po' su Celsius e un po' su BlockFi, e gli altri erano fermi lì in holding, e ho detto vabbè, metà io ce li butto, e quindi l'ho fatto. Poi sapete che al listing di solito c'è il pump di queste nuove coin, quindi sicuramente fino al listing li tengo lì, che è il 19. Poi attenzione, perché dal 20 al 27 decrementa la reward, ma brutalmente, si riduce a un terzo, e poi decrementa ancora dal 28 al 13 dicembre, ma nel frattempo sarà già listato e vedremo quale sarà l'APY. Però il mio consiglio per chi vuole partecipare a questi programmi è sempre quello di farmare il più possibile prima del listing, se si ha la possibilità di farlo e l'interesse ovviamente a farlo. Qua la situazione non varia, poi al listing si ha l'APY e si rivaluta dove distribuire i propri fondi, però di solito un pampettino ce lo piazza. Amici, io credo che sia il momento di che è UNFI, non sanno più cosa inventare, ennesima coin che andrà a zero. Sì, effettivamente, cioè, come progetto non lo so sinceramente, ma io lo dampo al giorno 1, completamente al giorno 1. Questa è la mia strategia con ciò che farmo prima dei listing su Binance. Io ho messo un take profit parziale a 19.2k, se poi dovesse arrivare lì e scendere rientrerei dentro con una parte del profit, che ne dici? Allora, a 19.2 è dove c'è la resistenza. Beh, guarda, nel caso in cui sia un trade speculativo è un'idea che può stare in piedi. L'importante è che non ti immagini scenari troppo cioè non ti fai un viaggio troppo distante, tipo vendo lì, poi scende, ricompro, poi risale, rivendo, no, perché più se fai e se fai, no? più possibilità ci sono, cioè più cause ci sono, conseguenze ci sono, più proposizioni in serie tu stai facendo e minore è la possibilità che si avverino, mi raccomando, e quindi occhio, cioè fatti i tuoi setup e tutto quanto, però non invece Uni non lo dumpi, lo dumpo in tempo reale. Uni l'ho dumpato in tempo completamente reale perché non mi interessa investire in Uni. Tornando a noi, dicevo appunto di farti il tuo setup, ma una fotografia attuale senza troppi se collegati tra loro, perché altrimenti va a finire in scommessa, ecco. Bene, amici miei, rivedremo ancora Bitcoin sotto i 10k? E chi lo sa, e chi lo può mai sapere? Può essere, tutto può essere. Mi raccomando, non diamo niente per scontato. Amici, io vi ringrazio di cuore di avermi seguito. Ogni live siamo di più, non avete idea di quanto mi gasate. Io spero che mercoledì sarete tutti carichi. Ho controllato, non c'è la Champions, quindi guai a chi manca. Mercoledì alle 21, tra l'altro l'ho fatto per voi, se poi non venite io non lo faccio più alle 21, ve lo dico, e poi ci rivediamo venerdì sempre alle 18. Solo una cosa in comune a questi tre appuntamenti, ovvero che siamo gasati ai massimi e che oggi
pump in diretta senza volerlo. No, in realtà no, non ha pumpato, ha pumpato prima della diretta, ma siamo comunque gasati. Quando Bitcoin sale a noi piace, basta, questa è la verità. Buona serata a tutti, buon inizio settimana e ci vediamo mercoledì alle 21.